Suo posto il numero 19 Mamone, quindi non c'è più Fabian Luchtenberger dentro Mamone al suo posto. D'altronde io dicevo che così a prima vista non avevo visto cambi, si vede che mi ci servono gli occhiali. Battuta a parte, fuori Fabian Luchtenberger, non lo vedremo più, vedremo invece il numero 19, e cioè José Luis Mamone. La sensazione anche discorrendo qua con i colleghi, dove c'è Sterioski, avanza Chipperfield, viene messo giù ma è tutto regolare, quindi si continua. Lucerna che cerca di distendersi, dialogo tutto brasiliano, poi Ciuga all'indietro, Foschini, Pacchito, Ciuga, attenzione a Lucerna e Ciuga. Lusaka era a due passi, ha visto che è stato toccato il pallone, quindi non c'è stato fallo. Smiljanic, ma il Lucerna ora a guadagnare campo e a costringere i Renani nella propria tre quarti. Dicevo Vedreoli, ma sono curioso di sapere se verrà tolto Pacchito oppure no. Ciuga guadagna un po' di svizzero centrali. Bader per Mamone, poi ancora Bader. Mentre questo è un primo piano del pubblico, i fans del Basilea, che come vi dicevo saranno almeno 1000-1500 giunti qua all'Almend. Nakanaki in scadenza di contratto, Papa Malik Ba, il senegalese, attaccato immediatamente da Mamone. Pallone ancora per il brasiliano a centrocampo, Mamone. Sarioski non passa, però la guardia montata in questo caso da Sam, quindi Basilea, anzi Luce. Calcio d'angolo per il Basilea, pallone che spiove, l'uscita sbagliata di Zibung e ci sarà un altro angolo. Quindi due. Eccolo qua l'ex giocatore del Lugano, palla che spiove sul secondo palo e ha fatto una buona diagonale Zanni, il quale ha impedito il colpo di testa al giocatore Cossaborio.
e Obradovic. Giuga, vince un rimpallo, però non supera Zanni. E quindi Sionk, Ergic, mi correggo, fuori Rakitic, poi fuori anche Sterioski. Ed è 3-0 al 77esimo. Sono piovuti parecchi oggetti in campo, soprattutto nella zona appunto della tribuna riservata ai fans del Lucerna. Ostro, e lascia quindi l'ottavo posto alla Lucerna, mentre qua c'è stato un episodio un po' strano. Vediamo a terra Chipperfield, andiamo a rivedere. Non c'è fallo, c'è contatto, ma Basilea, che quindi passa anche a Lucerna e ottiene quindi la sua diciannovesimo risultato utile consecutivo. Schia, d'accordo, centellinando magari le loro presenze all'inizio, ma io alla Vagnetta con il tempo di recupero. Gut geführt im Verein. Ich glaube immer noch daran, dass alles andere wäre für mich völlig unverständlich. Aber auch diese drei Punkte helfen vielleicht etwas an der Moral. Das ist natürlich nicht förderlich, wenn einem so etwas passiert. Die andere Seite muss man natürlich sagen, die Mannschaften und ist drin der Argentinier, der von Banfield kam, aus der argentinischen zweiten Liga. Seit zwei Jahren ist er beim FCL. 24 Jahre alt.